150 cavalli, questa è la potenza della nuova Endurona KTM. Anche la casa austriaca cede al fascino dei cavalli. È disponibile in due versioni come in passato. La R è quella più dedicata all'off-road, con cerchi 18 posteriore, 21 anteriore, gommatura leggermente più dedicata al fuoristrada e sospensione corsa lunga, 220 mm sia per la forcella che per il mono. Sono un po' meno della versione precedente, ma rimangono comunque un'escursione notevole. C'è anche la versione più stradale, si chiama semplicemente Adventure e ha i cerchi, una gommatura più stradale, quindi 19 pollici anteriore e 17 posteriore. Questa più della R ha le sospensioni elettroniche. Tutte e due hanno ABS, controllo di trazione disinseribile. Arriveranno nelle concessionarie nei primi mesi del 2013. 14.850 euro costerà la versione stradale, o meglio l'Adventure, quella più semplice. La R, più dedicata all'off-road, 14.990 euro.